Buongiorno, oggi siamo con la dottoressa Monica Calamai, che è l'ideatrice e coordinatrice dell'iniziativa Protagoniste, per fare il punto su quali sono i loro obiettivi e le prossime iniziative. Dottoressa, da quali esigenze nasce questa idea? Ma questa idea è un elaborato che nasce da lontano, quindi non nasce recentemente, legata molto anche alla mia professione, che è negli ultimi 20 anni stata quella di direttore generale di aziende sanitarie, e ancora prima di direttore sanitario. Sempre delle stesse, evidentemente, e già da qui capite che sono un medico, se no il direttore sanitario non avrei potuto farlo. E quindi, nel percorso di questa vita professionale, negli ultimi almeno 15 anni, ho cominciato a maturare l'idea della necessità di creare, una community, un'associazione, comunque una rete di donne, impegnate nel mondo della sanità, impegnate nel mondo del sociale, quindi il socio-sanitario a tutto tondo, perché poi il mondo della sanità è veramente molto, molto articolato, molto complesso, che potessero esprimere il loro pensiero in modo pulito, non contaminato, diciamo così, da pensiero maschile e azioni, no? Perché di fatto noi agiamo all'interno di quello che è il nostro lavoro e all'interno della società, ma ognuno di noi fa parte anche di associazioni miste, come è giusto che sia, ma alla fine, diciamo così, le sintesi e i direttivi hanno sempre alcune caratteristiche. Quindi, convinta che sia determinante il pensiero femminile e l'agire femminile nella storia del mondo, insomma, questo è dimostrato in modo costante, poter mettere in luce questo, ma soprattutto dare un contributo e creare una rete che esaltasse un po' quello che ad oggi è particolarmente faticoso, e cioè anche la sorellanza e quindi percorsi di mentor e percorsi di rete di aiuto, no? E di confronto fra le donne in ambito, come le dicevo, per ora circoscritto al socio-sanitario, che però, voglio dire, ha dentro di sé dal green al digitale fino ad arrivare alla governance, quindi veramente molto molto complesso. Con queste professionalità è sempre stata un'idea che si è consolidata sempre di più. È stato possibile un confronto, devo dire, con Comcet, dove ho per altri motivi, poi casualmente ho manifestato questa idea, devo dire che l'hanno colta, e è nato la community di donne protagoniste, che ha avuto un successo inaspettato e una crescita, sta avendo una crescita inaspettata, ma probabilmente il gioco vincente è stato proprio quello di una rete, un confronto diverso da quello che ad oggi abbiamo usualmente. Volevo chiederle quante sono attualmente le professioniste che fanno parte della community, e poi so che voi avete condotto un sondaggio per capire tra queste donne professioniste quali sono le priorità che ritengono urgenti su cui lavorare. Mi può raccontare? Sì, noi abbiamo le donne, sono oltre 800, 865, sono aumentate rapidamente perché la formalizzazione, diciamo l'ufficialità di donne protagoniste è della primavera scorsa, quindi veramente recente, ma c'è stato proprio un incremento. Quello che è, come dire, multitasking, cioè ce ne sono veramente di tutti i settori del mondo del sociale, del sanitario. E a questo si aggiungono poi altre donne comunque interessate che nel concetto nostro vanno accolte, con anche una particolarità che troviamo le dirigenti, i direttori generali, ma troviamo anche la possibilità di avere l'infermiera piuttosto non dirigente, piuttosto, quindi è una community che accoglie, e quindi il pensiero è un pensiero valido
quello di tutte le donne, non solo di donne leader. Questa è anche una differenza rispetto a quello che noi possiamo trovare nel contesto a giro, insomma, ci sono ottime iniziative, ma sono magari riservate solo a un target preciso di donne. Quindi è una community coinvolgente e che coinvolge tutte le professionalità a qualsiasi livello. Noi abbiamo presentato il 9 il programma del 2022, e nel programma del 2022 ci sono diverse iniziative, tra cui i caffè tra donne, un po' emulando il caffè letterario, che vuol dire che vedono diverse iniziative, dalla presentazione dei libri fino ad arrivare a webinar di confronto su tematiche che riteniamo cogenti, ma anche abbiamo ipotizzato una nuova un consolidamento dell'organizzazione della community con la creazione di aree tematiche che abbiamo ovviamente proposto. Sono molte, dove andare a individuare delle responsabili che coordinano queste aree tematiche, che dovrebbero rappresentare, diciamo così, una l'ossatura della community stessa. Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo proposte queste aree tematiche, dicendo qui dobbiamo nominare poi delle responsabili che devono emergere da chi aderisce a questo tavolo, ma allo stesso tempo, come abbiamo fatto finora, abbiamo inviato un questionario, che credo parta oggi, dove le donne che aderiscono alla community già hanno mandato delle proposte in ordine sparso, ma sul questionario individuano quelle che per loro sono le priorità e anche delle proposte nuove se non si ritrovano o vedono che all'interno di quelle aree tematiche manca qualcosa. Ma le aree tematiche sono veramente ampie, perché vanno dal digitale all'innovazione, che quindi nel suo contesto va dagli open data piuttosto che all'intelligenza artificiale, ai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, fino ad arrivare a tutte le aree specialistiche, che quindi sono la neuroscienza piuttosto che la salute mentale, tutta l'area dell'infanzia. E quindi capisce che è un universo mondo che ha cercato di abbracciare tutte quelle che sono le tematiche e i rivoli che impegnano l'universo femminile nel mondo del sociosanitario. Quali sono in questo momento le criticità che affliggono ancora il femminile? Ma le criticità, guardi, sembra un paradosso, mi trovo a dire questo più volte, perché dice, ma proprio tu lo dici, perché in realtà io sono diventata primario giovanissima, a 37 anni, forse di meno, direttore sanitario dopo pochissimi mesi e direttore generale a 42. Quindi sono una veterana che, però ho fatto molta fatica. Guardi, una delle battute, e così mi aggancio all'approfondimento che le voglio fare, che feci a suo tempo al presidente della regione, in una riunione di bilancio, mi disse, perché mi presentai col direttore amministrativo che era una donna, avevo scelto una donna, dice: avete raggiunto la parità di genere? Dice: no, guarda, solo nel momento in cui sceglierai un direttore generale donna scemo, di livello così basso, come scegli direttori generali uomini, forse la parità ci sarà. Cosa le voglio rappresentare? Che è stata una vita faticosa. È stata una vita faticosa, lo è tuttora, in una continua sfida con se stessi, un confronto continuo e una continuazione di studio, no, per non essere mai colta in difetto, cosa che non ritrovi all'interno di un percorso maschile, no? Quindi sicuramente è il carattere, ma il percorso di lavoro che al femminile devi fare per raggiungere alcuni traguardi è profondamente diverso in termini di presenza e azione sui luoghi di lavoro, e quindi la tua presenza deve essere sicuramente diversa, e altrettanto ci vogliono anni per avere l'autorevolezza
di questa presenza. Non è solo questo, ci sono delle differenze anche da un punto di vista che sembra un paradosso anche nel sistema pubblico, del percorso, nei percorsi economici, cioè la retribuzione che hai finale, dici ma siete nel sistema pubblico, sì, ma ci sono altri elementi che possono fare la differenza, che vanno dall'incentivo a dei gettoni aggiuntivi. E questo riguarda tutto il mondo femminile, sia all'interno delle parti apicali che non. Quindi sembra un paradosso, oggi noi abbiamo un sistema sociosanitario prevalentemente fatto di genere femminile, con un contributo straordinario. Se andiamo a vedere le posizioni apicali, una per tutte, quelle primariali, no, di direzioni di unità operative, questo insomma è molto, non è così rappresentativo, no? Il mondo infermieristico è prevalentemente femminile, per più dell'80% i presidenti degli ordini degli infermieri sono maschi, cioè c'è un ragionamento complessivo, ma non è per essere femministe che non è questo l'obiettivo, ma per riproporre, oggi viene raccontato da tutti, riproporre un equilibrio all'interno di un sistema che altrimenti, così discriminante, non può risolvere il problema della discriminazione in generale, quindi non è solamente legato al mondo, ma cominciamo da qui, cominciamo sicuramente da qui. Non a caso la legge che è passata prima, alla fine di ottobre e consolidata in novembre sul gender pay gap è evidente, cioè quindi impone, ma cioè, ci vuole una legge per imporre un percorso di certificazione, quindi di confronto, perché le donne e quindi il genere femminile abbia all'interno delle aziende pubbliche e non la stessa dignità di ruolo e retributiva di quello maschile. Quindi è una storia, fa parte della storia, ma non del DNA, non della genetica. Quindi ci possiamo lavorare. Allora salutiamoci con delle priorità concrete, delle azioni che farete per continuare a cercare di agire su questi problemi. Ma noi questo anno sicuramente, come l'ho detto, tra le aree tematiche abbiamo questa, no? E la proporremo anche nei caffè tra donne, chiamando anche le autrici della legge. Uno degli altri contributi determinanti sarà l'uso di un linguaggio adeguato. Guardi, io per prima mi ci metto la difficoltà delle volte, no? Proprio per l'abitudine e i meccanismi di un linguaggio al maschile, anche quando il linguaggio invece deve essere un linguaggio al femminile, e la presenza nel mondo della sanità così spinta vuole essere chiaramente agire nel concreto, perché è per definizione l'essere donna che poi deve tradurre quello che va a ideare in una parte operativa, no? E non raccontare solo di filosofia, insomma, ma tradurlo, perché poi anche i filosofi dovevano vivere, sono diventati tutti economisti, no? E noi un pochino lo siamo, no? per definizione. E è chiaro che l'obiettivo è avere un'azione di lobbying, come quando siamo andati in Senato il 6 dicembre e ci vorremmo ritornare, e quindi incidere con la nostra presenza operativa sui tavoli delle aree tematiche, ma anche cominciando a insistere perché tutta la normativa di cui le dicevo prima diventi realtà e non solo carta all'interno delle aziende, soprattutto per quegli direttori generali donna che per primi, mi ci metto io per prima, devono cominciare ad attivarsi in questa direzione e cominciare ad avere un'azione di lobbying e di pressione perché, diciamo così, la presenza al femminile, come le dicevo, abbia pari dignità, oltre ad affrontare ovviamente le tematiche cogenti che sono presenti all'interno del nostro sistema, compresa quella di una trasformazione profonda di cui necessita il sistema sanitario sociale nazionale, dove le donne possono dare un contributo straordinario. Anzi, le dico la verità, penso che senza di loro questo salto di qualità non verrà fatto nel modo più assoluto, perché quello che ci viene proposto oggi è fatto da uomini sempre soli, datati, e non è, diciamo così, sfidante. Noi abbiamo bisogno di sognare, le donne lo sanno fare.